Bilancio positivo per le aziende ittiche calabresi sbarcate alla Seafood Expo Asia di Hong Kong. Nuove opportunità per le aziende, confronto tra esperti sulla pesca sostenibile e plauso del Console Generale della Camera di Commercio Italiana di Hong Kong. Il Seafood Expo Asia di Hong Kong si è concluso con un vero successo, circa 2.000 metri quadrati di spazio espositivo con exhibitors provenienti da 23 paesi del mondo. La Regione Calabria, unica rappresentante italiana presente, ha offerto un'occasione alle imprese calabresi per avviare trattative con buyer provenienti da tutto il mondo, aprendo così nuove opportunità sul mercato asiatico, particolarmente competitivo, eterogeneo ed attento. Essere presenti a manifestazioni come questa significa assicurare sostenibilità alle nostre azioni, soprattutto in un contesto come quello europeo, sofferente da molteplici punti di vista, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura e alla pesca della Regione Calabria, Michele Trematerra. Ci impegniamo quindi a dare impulso alla promozione dell'immagine dei prodotti ittici calabresi, augurandoci che grazie a questo gateway strategico le trattative avviate possano trasformarsi in nuovi contratti e nuovi risultati economici per le aziende. Strategica è stata la presenza dei GAC calabresi, il cui operato è svolto in network, basilare nel comprendere meglio le innovazioni del settore ittico in atto nei mercati esteri per poterlo replicare nella nostra regione. L'obiettivo della Regione, ha affermato Giuseppe Zimbalatti, direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, è diversificare le azioni a supporto del settore ed in particolar modo replicare le best practice dei competitors. Secondo Cosimo Caridi, dirigente del settore pesca della Regione Calabria, la certificazione di sostenibilità del pescato potrebbe essere uno degli elementi qualificanti del piano operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 a sostegno del comparto Fondo europeo per affari marittimi e per la pesca.